Emilio Jacopi, capolista della lista Indipendenza, come mai la scelta di candidarsi? Buonasera, mi chiamo Emilio Jacopi, sono sottufficiale dei Carabinieri in Crescenza, ho 59 anni, sono sposato con Fini Donatella e ho due figlie, Sofia e Rachele. Mi candido col Movimento Indipendenza, il quale segretario è Gianni Alemanno, e appoggio la candidatura di Alessandro Rosson alla presidenza della Regione. Perché mi candido con Indipendenza? Io vorrei ricordare che la Regione Liguria è stata governata per più di 50 anni dalla sinistra e per una ventina dal centrodestra. I risultati sono sanità da terzo mondo, trasporti da terzo mondo e infrastrutture da terzo mondo. Quindi è l'ora di dare una spallata a questo sistema marcio che ha governato per 75 anni la Regione Liguria. Com'è composta la vostra lista? Allora, la lista è composta da due uomini e tre donne. L'uomo è Lo Biondo Angelo, che è un collega, anche lui in pensione, poi c'è la dottoressa Spezia Raffaella, commercialista, c'è un'impiegata che è Repetti Maria e Adriano Loredana, che è un'imprenditrice. Ecco, vista la sua esperienza nelle forze dell'ordine, come vede lei il tema della sicurezza? Allora, il tema della sicurezza è un problema annoso che non viene risolto da anni da nessun governo, né di centrodestra né di centrosinistra, perché sicuramente non si può risolvere. Il problema dell'immigrazione è un problema molto serio che riguarda tutti noi, riguarda le periferie delle città, sono diventate ingovernabili, non abbiamo più il controllo del territorio. Le forze dell'ordine fanno il possibile per poter dare sicurezza, ma quando non ci sono gli strumenti per poterla dare diventa molto difficile. E le periferie delle città sono diventate un Bronx, basti guardare anche La Spezia, accoltellamenti, risse, è una cosa impressionante. Ormai le forze dell'ordine hanno le mani legate, non si riesce a espellere nessuno, arrivano navi, un periodo di tempo che tra l'altro La Spezia e Genova sono diventati gli hub e i porti di sbarco dei clandestini, una scelta del governo Meloni, non si capisce perché solo La Spezia e a Genova e non altri porti, questi qui come arrivano li portano nei centri di accoglienza, dopodiché si disperdono e vanno a gonfiare la criminalità nei quartieri della città. Sul tema del biodigestore qual è la vostra posizione? Noi come Indipendenza siamo contrarissimi al biodigestore per paura dell'inquinamento delle falde acquifere dovute al percolato che viene a prodursi con l'umido che viene trasportato all'interno.